A Montesilvano oggi si celebra il 4 novembre. La festa delle forze armate viene raccontata attraverso il villaggio degli eroi, allestito nell'area antistante il Paladin Martin. Artificieri, unità cinofile, vigili del fuoco, polizia di Stato, tutte le forze armate sono rappresentate e grazie agli stand è possibile capire mezzi e azioni che gli eroi appunto ogni giorno mettono in campo per il bene di tutti. Da 4 anni Montesilvano ha inteso organizzare questa manifestazione che vuole avvicinare tutti i cittadini, in modo particolare quelli più piccoli, a chi tutti i giorni opera sul territorio per assicurare serenità e ordine pubblico. Parlo quindi dei volontari e parlo delle forze dell'ordine alle quali va un grosso ringraziamento, perché se oggi noi riusciamo a vivere in serenità la nostra vita, tanto lo si deve a loro. Per quello che riguarda i ragazzi, è sempre bello poter far conoscere e toccare con mano quello appunto che tutti questi operatori, questi agenti svolgono quotidianamente. In occasione del centenario dell'aeronautica militare, questa mattina c'è stato l'annullo filatelico di Poste Italiane, un omaggio ai piloti militari montesilvanesi Gastone Speziale ed Ettore Di Blasio. Presente commosso il papà di Ettore Vincenzo e il figlio di Gastone, Angelo Marino, insieme alla sorella Luisa. Era proprio un padre eccezionale e comunque ci raccontava spesso delle sue avventure in aeronautica, perché lui ha vissuto un periodo pionieristico dell'aviazione, per cui ci raccontava appunto le difficoltà che si incontravano, del freddo che si incontrava a volare in abitacoli aperti a 5.000 metri di quota, insomma tutte queste cose che hanno caratterizzato la sua gioventù. L'annullo filatelico di oggi è una giornata speciale per lei, la sua famiglia, ma anche per tutti i montesilvanesi. Sì, infatti è importante perché diciamo che ci sono questi due personaggi legati alla storia dell'aviazione della nostra città che si è voluto celebrare. Noi come famiglia siamo stati molto felici di partecipare.